Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Kijai. Alla scomparsa di Hari, Dio, la Persona Suprema, l'oggetto di piacere trascendentale per i sensi dei devoti, Brahma, a mani giunte, cominciò a ricreare l'universo e a popolarlo di esseri viventi, così come era precedentemente. Ripeto, alla scomparsa di Hari, Dio, la Persona Suprema, l'oggetto di piacere trascendentale per i sensi dei devoti, scusate, Brahma, a mani giunte, cominciò a ricreare l'universo e a popolarlo di esseri viventi, così come era precedentemente. Spiegazione. Hari, il Signore Supremo, è l'unico oggetto di piacere che possa soddisfare i sensi di tutti gli esseri. Illusi dal riflesso luccicante dell'energia esterna, gli esseri individuali rendono culto ai sensi invece di impegnarli nella loro vera funzione, che è quella di soddisfare i desideri del Supremo. Nell'Hari Bhakti Suddhodaya 13.2 si trova il seguente verso: Akshno palam tvadrisha darshanam hi tano palam tvadrisha gatra sangha jiva palam tvadrisha kirtanam hi sudullabha bhagavata hi loke. O devoto del Signore, vederti è la perfezione della vista. Toccare il tuo corpo è la perfezione del tatto e glorificare le tue qualità è la perfezione della lingua, perché è molto difficile in questo mondo trovare un puro devoto del Signore. In origine, infatti, i sensi dell'essere individuale gli furono dati perché potesse impegnarli nel servizio d'amore trascendentale offerto al Signore e ai suoi devoti. Ma sotto l'influenza dell'energia materiale, le anime condizionate sono attratte dal piacere dei sensi. Di conseguenza, il processo che permette di risvegliare in noi la coscienza di Dio consiste nel correggere le attività condizionate dei sensi. Bisogna impegnare i sensi nel servizio diretto del Signore, come fece Brahma quando creò di nuovo l'universo, permettendo così agli esseri condizionati di agire di nuovo. Questo universo materiale è creato e annientato per volontà del Signore, affinché le anime condizionate abbiano la possibilità di tornare nel regno di Dio, nella loro dimora originale. Servitori come Brahma, Jinarada, Jivyasaji e i loro successori agiscono con lo stesso scopo del Signore, cioè cercano di sottrarre le anime condizionate a questo mondo di piaceri per farle tornare alla loro condizione naturale, che consiste nell'impegnare i sensi al servizio del Signore. Gli impersonalisti, invece di trasformare le attività dei sensi dell'anima condizionata, vogliono abolirle e fare anche del Signore un essere privo di sensi. Ma questa cura non è adatta alle anime condizionate. Bisogna guarire i sensi malati curando la malattia e non sopprimendo i sensi. Quando una persona ha una malattia agli occhi, strapparle gli occhi non è la cura adeguata. Bisogna curare gli occhi malati affinché la persona possa riacquistare la vista normale. Similmente, poiché la malattia materiale è causata dalla gratificazione dei sensi, la liberazione consiste nel guarire da questa malattia, impegnando di nuovo i sensi nelle loro funzioni naturali, contemplare la bellezza del Signore, ascoltare le sue glorie e fare la sua volontà. Ecco perché Brahmaji creò di nuovo l'attività nell'universo. Amtaritem driyarthaya haraye vihitanjalihi sarva bhutama yo vishvam sasarjedam sapurvavat. Alla scomparsa di Hari,
Dio, la persona suprema, l'oggetto di piacere trascendentale per i sensi dei devoti, Brahma, a mani giunte, cominciò a ricreare l'universo e a popolarlo di esseri viventi, così com'era precedentemente. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tansajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bando Jagatpate Gopesha Gopika Kamta Radha Kamta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai. Allora vediamo come ogni verso dello Srimad Bhagavatam mette in luce un particolare aspetto che bisogna, o alcuni particolari aspetti che bisogna considerare attentamente, e come abbiamo visto anche la volta scorsa, Vishnu scompare alla vista di Brahma, e questo è un punto importante perché Krishna si manifesta per dare la visione al suo devoto, ma poi, siccome siamo nel mondo materiale, per far risvegliare nel devoto il desiderio di servirlo e di compiere la sua missione in questo mondo, a un certo punto scompare. Abbiamo analizzato l'altra volta alcune storie dello Srimad Bhagavatam, nelle quali, appunto, come è successo a Narada Muni, a Dhruva Maharaj e a tanti altri devoti, a un certo punto Krishna o Vishnu scompare. Così Brahma ha avuto il darshan del Signore Supremo, ha ricevuto queste informazioni, queste istruzioni così importanti, e adesso qui definisce, Shukadeva Goswami definisce il Signore il piacere supremo, l'oggetto di piacere trascendentale per i sensi dei devoti. Quindi, se come fa ad essere l'oggetto di piacere trascendentale per i sensi dei devoti se non ha, senza forma e senza sensi, non ha senso un ragionamento del genere. Quindi il Signore Supremo possiede una forma, possiede dei sensi con i quali relaziona con i suoi devoti, ma tutto questo è situato sul piano trascendentale. Per la grazia di Krishna, Brahma era situato su questa piattaforma, aveva ricevuto questa visione, questo darshan. Quindi adesso cosa fa? C'è un aspetto importante da considerare che dice Kritanjali, Araye Vihitanjali. Anjali significa a mani giunte. A mani giunte, vediamo. Sì. Vihitanjali, a mani giunte. Allora, quando scompare il Signore Supremo,
Brahmaji a mani giunte, le mani giunte hanno un significato molto importante perché a questa altezza c'è il chakra del cuore, quindi significa io ti offro il mio cuore, questo gesto. E infatti anche nella preghiera, solitamente in tutte le tradizioni spirituali, il devoto si mette in questa posizione, perché il linguaggio del corpo è molto importante. Allora, se noi ci rivolgiamo al Signore Supremo, non è che ci mettiamo sbracati o gli voltiamo le spalle o facciamo finta che non esista o ci giriamo i pollici, no, a mani giunte offriamo preghiere, perché questo significa che il nostro atteggiamento nei suoi confronti è corretto. Se non abbiamo un linguaggio del corpo corretto e coerente con la circostanza, vuol dire che il nostro atteggiamento interiore non è corretto e non è coerente. Allora, questo è un altro aspetto molto importante da considerare per la nostra evoluzione spirituale, perché se noi nel processo di purificazione, nel compimento del sadhana bhakti, facciamo le cose giuste, il risultato è positivo. Se facciamo le cose sbagliate, il risultato sarà negativo, come se andiamo in cucina e abbiamo comprato gli ingredienti giusti, abbiamo le pentole pulite e sappiamo cosa cucinare, sappiamo come cucinarlo, alla fine viene fatta l'offerta, Krishna è contento e tutto quello che i devoti assaporano riempie di gioia e di soddisfazione. Se invece non abbiamo seguito questa procedura, non succede questo nutrimento, sia dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista emotivo e spirituale. E allora chi mangia non si sente soddisfatto. E così, se noi pratichiamo correttamente il Bhakti Yoga, seguendo le istruzioni del maestro spirituale, degli Acharya, alla fine il risultato è che ci sentiremo nutriti, ci sentiremo felici di fare quello che stiamo facendo e saremo totalmente concentrati nella nostra pratica. Se invece non seguiamo scrupolosamente l'istruzione del maestro spirituale, ma facciamo di testa nostra, alla fine Krishna non è contento e di conseguenza nemmeno noi siamo contenti. Quindi questo è un altro aspetto da considerare nel verso di oggi, più di forma, possiamo definirlo così, quindi il linguaggio del corpo adeguato, che denota un atteggiamento adeguato, ma poi si passa alla sostanza, perché il verso non dice che Brahma è rimasto a mani giunte e poi basta. No, questo è un aspetto importante, l'atteggiamento, ma poi passa all'azione. Quindi questo è l'aspetto fondamentale che mette in luce il verso di oggi, cioè che Brahma riceve questo darshan, riceve questa ispirazione, questa forza spirituale e riesce a creare, dice, sasarjedam sapurvavat. Il verbo è sasarja, che vuol dire creò, e purvavat, purva esattamente come prima, vat vuol dire come, purva prima. Purvavat, quindi Brahma si ricorda, ha questa visione di com'era l'universo nella creazione precedente e manifesta tutte le forme e offre a ogni essere vivente la sua forma.
E Brahma è così potente che semplicemente meditando su questi aspetti genera le forme, non è che ha bisogno di andare a costruire i corpi come alle volte si leggono questi messaggi, queste traduzioni che probabilmente ci sono stati anche degli errori di interpretazione, no? Che Dio creò l'uomo, poi ha preso la costola dell'uomo e ha creato la donna. Cioè, non è che Dio ha bisogno di una costola per creare un essere umano, lo fa semplicemente con la sua volontà. Siccome Brahmaji è così potente, anche lui con la sua volontà riesce a mettere in moto tutti gli elementi materiali e dare forma e sostanza alle anime che sono ancora nella fase di sonno profondo dopo la creazione precedente. Quindi queste anime sono state assorbite come in una città di giorno. Un sacco di movimento, macchine, clacson, di tutto e di più, e di notte non c'è nessuno in giro perché tutti dormono. Non è che la città non esiste più e le persone che stanno dormendo non esistono più, sono esattamente, esistono e come, però nello stato di sonno. E così. Alla fine della distruzione totale, le anime lo vediamo, no? Alle volte viene da chiedersi: ma come fa un essere umano ad arrivare a questo livello di pazzia, di creare delle bombe che distruggono il mondo, di creare delle situazioni che solo per interesse economico creano distruzione? Ma con che coscienza? Uno con che coscienza vive, ha sulla coscienza decine di migliaia di morti, eppure sembra che non stia succedendo niente. E è chiaro che alla fine ci vuole una distruzione totale, perché l'universo è arrivato in una fase così di disperazione e di disgregazione e di cattiveria, che l'unico modo per fare un reset è come col computer. Alle volte il computer va in tilt, non funziona più, cosa bisogna fare? Bisogna spegnerlo e riaccenderlo. E allora riparte. E così di tanto in tanto, alla fine della vita, alla fine del giorno di Brahma, e alla fine c'è una distruzione parziale. E alla fine della vita di Brahma c'è una distruzione totale. Allora, Brahma, che ha ricevuto questo darshan, finalmente trova l'ispirazione giusta per Sasarjedam Ipurvavat, per ricreare nuovamente, e a quel punto tutto si mette in moto e la manifestazione cosmica ha origine nella sua forma concreta, che è quella che possiamo vedere tutti i giorni. Quindi questo è l'aspetto del verso che mette in luce il giusto atteggiamento di Brahma, le giuste azioni, perché Brahma arriva ed è avvolto dall'ignoranza, cerca di destreggiarsi come può, ma non riesce, e arriva in soccorso questa voce, Tapa. Lui ascolta questa voce, mette in pratica queste istruzioni e inizia a compiere austerità. Il frutto delle sue austerità è che appare il Signore Supremo e gli dà la visione. E quando il Signore Supremo scompare, non è che Brahma dice: come sei andato via? Proprio sul più bello, io ero qua, stavo da Dio, stavo benissimo, adesso tu scompari. No? Non ha avuto questo atteggiamento Brahma, anzi, ha ringraziato e a mani giunte
ha offerto i suoi omaggi, si è messo in meditazione e dalla sua meditazione ha iniziato a creare le forme. Sasarjedam, vuol dire che ha dato nuovamente origine alla creazione. E quindi Brahma ci sta spiegando cosa dobbiamo fare noi. Praticamente, se noi ascoltiamo questi versi, possiamo capire quello che dobbiamo fare. Allora, arriviamo in questo mondo avvolti dall'ignoranza, non sappiamo nemmeno chi siamo. L'ignoranza all'inizio, quando uno è un bambino che è proprio avvolto dalla totale ignoranza, infatti non ci ricordiamo più niente, non ci ricordiamo quando eravamo nel grembo materno, non ci ricorda, no, non credo che qualcuno di noi si ricorda quando aveva 1 mese, 2 mesi, non ci ricordiamo niente, quindi buio totale, anche se eravamo già vivi. Poi uno comincia a crescere e gradualmente comincia a ricordare qualcosa, ma è sempre avvolto nel buio perché non sa chi è. Quindi l'ignoranza della propria vera identità. La vera forma di vita umana inizia quando noi entriamo in contatto con la conoscenza trascendentale, ma la conoscenza non è sufficiente, ci vuole qualcuno che ha realizzato questa conoscenza, che ce la può trasmettere. È da lì che inizia la forma di vita umana realmente, è da lì che si inizia a uscire dall'ignoranza. Allora, infatti, il maestro spirituale fa la stessa cosa, Krishna fa la stessa cosa con tutte le anime condizionate, come ha fatto con Brahma, e gli dice: compi austerità. Allora, se una persona è sinceramente sinceramente è desiderosa di risolvere i suoi problemi esistenziali, incontra il maestro spirituale e segue la disciplina che gli dà il maestro spirituale. Il Signore Supremo ha semplicemente fatto vibrare Tapa e, data l'estrema potenza, l'estrema intelligenza di Brahma, gli è bastato pochissimo, queste 2 sillabe, per capire tutto quello che doveva fare. Con noi il maestro spirituale deve avere un po' più di pazienza, invece di 2 sillabe ce ne deve dire 2 milioni. E infatti Prabhupada non solo ha tradotto tutta la conoscenza dei Purana, della Gita, ma ha scritto quasi per ogni verso dei commenti più o meno lunghi. E quindi, se facciamo un conto di quante parole ci sono in una pagina e moltiplichiamo per il numero delle pagine che Srila Prabhupada ha scritto e pubblicato, sono proprio milioni e milioni di parole. E nonostante questi milioni di parole, non è facile incontrare qualcuno che mette in pratica questi insegnamenti. Usciamo dal buio, Krishna appare, noi entriamo in contatto con la coscienza di Krishna, come abbiamo detto la volta scorsa, Krishna appare nella forma del nome, nella forma degli shastra, nella forma del prasada, nella forma delle divinità. Quindi è Krishna che si manifesta al suo devoto e noi per un attimo ci scrolliamo di dosso questo karma che ci stava appesantendo, ci stava distruggendo praticamente. Anche se l'anima non può essere uccisa o distrutta, il karma ci stava distruggendo, perché l'anima si identifica attraverso la mente con con il corpo materiale, e siccome il corpo materiale è destinato a distruggersi, un'anima che attraverso la mente, col falso ego, si identifica con il corpo, praticamente si distrugge perché pensa di essere il corpo. E questa identificazione è il frutto del karma precedente. Allora, noi che ci stavamo autodistruggendo, entriamo in contatto con Krishna
e con gli insegnamenti del maestro spirituale e abbiamo questo slancio di entusiasmo perché dal essere convinti di dover essere distrutti riprendiamo nuova vita perché gli shastra ci dicono sei un'anima spirituale, sei parte, particella del Supremo, quindi questo sei eterno, c'è il mondo spirituale che è eterno e quindi tutto questo ci dà linfa vitale e noi realizziamo la nostra vera identità e siamo felici di tutto questo. Ma cosa succede poi? Per un po' ascoltiamo, quindi Krishna appare, ma poi Krishna. Come fanno i genitori con i bambini, no? Per insegnare loro a camminare, un pochino li sorreggono, poi fanno finta di nascondere, fanno finta di andare nell'altra stanza per stimolare il bambino a crescere e a stare in piedi sulle sue gambe, però sempre con un occhio attento per evitare che inciampi e si faccia del male. Così Krishna, noi arriviamo, grazie ai Vaishnava e al maestro spirituale, entriamo in contatto con la coscienza di Krishna, abbiamo questo risveglio, andiamo in estasi e sentiamo naturale attrazione e un senso di gratitudine nei confronti di chi ci ha, offerto questa possibilità rarissima. E in uno slancio di entusiasmo, nella maggior parte dei casi, cosa facciamo? Oh, io sono, eccomi qui, sono pronto a reciprocare, sono pronto a servire, sono pronto a compiere il mio dovere nell'ambito del servizio di devozione. Allora il maestro spirituale ci affida dei compiti, però cosa succede? Spesso e volentieri subentrano gli anartha. C'è nuovamente identificazione con il corpo e viviamo una sorta di schizofrenia, cioè un cambio di personalità. Allora, il giorno prima abbiamo detto io ci sono, conta su di me, farò tutto questo servizio, qui nella zona mi darò da fare perché mossi da questo entusiasmo. Realizziamo la nostra vera identità e realizziamo anche per la visione che ci ha dato Guru e Krishna, realizziamo che anche l'identità di tutte le persone che incontriamo è spirituale, quindi non c'è nient'altro da fare che risvegliare gli altri alla coscienza di Krishna. E allora sentiamo questo slancio, questo entusiasmo e diamo la nostra parola, diciamo io ci sono, conta su di me, farò, farò, farò. Poi Krishna scompare, il maestro spirituale per un po', se ne va perché ha tante cose da fare e noi ripiombiamo, c'è cioè il rischio di ripiombare nell'identificazione con il corpo, nell'illusione che ci copre, avaranatmika prapachapatmika, questa forza di Maya che ci avvolge e ci tira verso il basso. Cominciamo a pensare, sì, ma questo mondo non è poi così male, insomma, sì, è tutto temporaneo, però un po' dura. E cominciamo a trovare tutta una serie di motivazioni per giustificare la nostra debolezza spirituale. E facciamo un grosso errore, e cioè quello di non ricorda o far finta di non ricordare tutte le promesse che abbiamo fatto al maestro spirituale. Questo è il grosso errore, perché allora lì non siamo veritieri, rompiamo i principi del Dharma. Se noi andassimo dal maestro spirituale e gli dicessimo: guarda, io ti ho fatto queste promesse, mi dispiace, non sono più in grado di mantenerle. Allora, sarebbe un atto giustificato, sarebbe perché una persona è sincera e ammette la sua debolezza e
chiede scusa per il suo comportamento. Se noi facciamo così, il maestro spirituale ci benedice comunque, perché capisce la nostra sincerità, la nostra debolezza e ci fa situare in una posizione più meno elevata, più un servizio di devozione più lento, ma sicuro, e comunque ha per noi un occhio di riguardo. Se invece diventiamo ipocriti, e questo è, se ne parlava anche ieri sera, come dice Chaitanya Mahaprabhu, in Siddhachara Kutinati, cominciamo ad agire di testa nostra, a diventare ipocriti e facciamo finta di non aver mai incontrato il maestro spirituale e di non aver mai fatto certe promesse. Questa è l'idiozia dell'anima condizionata. Allora, se noi facciamo così, il maestro spirituale ci evita, cioè non vuole più la nostra associazione. Perché non vuole più la nostra associazione? Perché tutto funziona per associazione. Quindi se lui si associasse con noi, prenderebbe i nostri difetti e quindi evita la nostra associazione, altrimenti rischia di cadere dalla sua posizione. E allora noi ci ritroviamo soli. E invece di essere a mani giunte, quindi con il giusto atteggiamento e desiderosi di creare e di servire il maestro spirituale, il desiderio del maestro spirituale, che però è il desiderio di Krishna che arriva attraverso il maestro spirituale, sviluppiamo un atteggiamento offensivo nei confronti del maestro spirituale e cominciamo a incolparlo che non ci segue più come prima, cominciamo a trovare difetti nel maestro spirituale. E questo è l'inizio della fine della nostra vita spirituale, perché se si cominciano a fare offese, la nostra visione spirituale viene coperta e noi ci ritroviamo peggio di prima. Peggio di prima, perché poi ci ridentifichiamo con il corpo e tutte le nostre azioni karmiche si ripresentano e diventa molto difficile poi risalire la china. Allora, cosa serve studiare lo Srimad Bhagavatam? Serve a fare un'analisi giornaliera, ecco perché dice Nityan Bhagavata Sevaya, perché tutti i giorni dobbiamo cantare Hare Krishna, tutti i giorni lo Srimad Bhagavatam, perché tutti i giorni Maya copre l'anima condizionata, tutti i giorni l'anima si identifica, rischia di identificarsi con il corpo, perché ci laviamo tutti i giorni? Uno dice, ma mi sono lavato anche il mese scorso, perché mi devo lavare anche oggi? Mi sono lavato anche ieri, perché in questo mondo materiale ci si sporca, è un processo naturale. Quindi è naturale per l'anima identificarsi con il corpo attraverso la mente. Allora, se noi non cantiamo con attenzione sul japa, non pratichiamo il japa con attenzione, non studiamo in modo meticoloso questa filosofia trascendentale, non ascoltiamo attentamente dai maestri spirituali che ci danno istruzioni, come conseguenza ci riidentifichiamo con il corpo. Ecco perché l'inizio della fine, perché poi cominciamo a trovare tutta una serie di motivazioni più o meno valide per dimenticarci di Krishna. Allora invece ascoltando lo Srimad Bhagavatam vediamo cosa fa Brahma. Cosa fa Brahma? Inizia il suo servizio. E qual era il suo servizio? Dare forma a tutti gli esseri viventi, tra i quali ci siamo anche noi, quindi ringraziamo Brahma, perché se Brahma non ci avesse dato l'opportunità
eravamo ancora nel sonno profondo per chissà quanti kalpa, e Brahma deve fare uno sforzo per mettere in moto tutte queste energie. E in questo sforzo c'è il suo servizio al Signore Supremo. E questo sforzo genera dei risultati che sono la creazione dell'universo. Così noi arriviamo in coscienza di Krishna, il maestro spirituale ci dà delle istruzioni di compiere austerità. Con queste austerità Krishna si manifesta sempre di più alla nostra visione e poi ci dice: ok, adesso impegnati nel tuo servizio. E qual è il nostro servizio? Ognuno ha il suo. Brahma ha il suo servizio, Indra ha il suo servizio, Shiva ha il suo servizio, tutti, Narada Muni poi riceve istruzioni da Brahma e diffonde la conoscenza trascendentale in questo mondo. Quindi ognuno di noi ha un servizio e per ognuno di noi il nostro servizio è tanto importante quanto il servizio di Brahma nel generare e dare forme e creare un universo. Così noi dobbiamo essere molto grati nei confronti del maestro spirituale che ci ha dato la possibilità di impegnarci al servizio di Krishna. Perché se noi non ci impegniamo al servizio di Krishna, essendo servitori di natura, dovremo impegnarci automaticamente al servizio dell'illusione materiale e saremo costretti poi a prendere una nascita dopo l'altra per arrivare nuovamente alla forma di vita umana, e una volta arrivata alla forma di vita umana, avere la fortuna di entrare in contatto con un puro devoto o dei puri devoti, Vaishnava, che ci spiegano chi siamo e qual è la nostra vera funzione. E poi nuovamente dobbiamo impegnarci nel nostro servizio. Allora, se stiamo ascoltando queste parole, se stiamo studiando questi passi degli Shastra, vuol dire che noi abbiamo già fatto tutta questa trafila. Infatti qui dice Sasergedam Sapurvavat, Purvavat, come prima. Quindi Brahma ricrea nuovamente come erano le forme precedenti. Riceve questa visione e in questa visione c'è l'istruzione di ricreare nuovamente. Allora noi veniamo in coscienza di Krishna e abbiamo dimenticato tutto delle vite precedenti, ma in realtà non è un caso che stiamo servendo gli Acharya, non è un caso che stiamo servendo i devoti. Vuol dire che nelle vite precedenti abbiamo interrotto, questo è confermato anche nella Bhagavad Gita. Suchinam Srimatam Gehe Yoga Brashta Sanjayate. Quando una persona interrompe il suo cammino spirituale, rinasce in una famiglia di saggi spiritualisti, ancora di più, di persone pie o addirittura di saggi spiritualisti, e così può proseguire il suo cammino. O nasce fisicamente o viene adottato, non c'è nessuna differenza. Allora noi siamo entrati in contatto con la coscienza di Krishna e siamo stati, per così dire, adottati da Sri Chaitanya Mahaprabhu attraverso i suoi rappresentanti, da Srila Prabhupada attraverso i suoi rappresentanti. Quindi siamo parte di una dinastia, di una famiglia trascendentale. E significa che nelle vite precedenti eravamo già parte di questa famiglia. Poi se avevamo la forma umana o avevamo la forma di cagnolino o qualsiasi forma possiamo aver preso, questo non è molto importante. Ieri sentivo una storia di Madhvacharya molto bella, che Madhvacharya faceva questi commenti sul Mahabharata, e ha spiegato che ci sono tre tipologie di linguaggio, anche nello Srimad Bhagavatam, tre tipologie di linguaggio. Quindi uno legge una cosa,
e la capisce in un modo, e più è elevato spiritualmente, più ha accesso adesso non mi viene il termine, non mi viene il termine, queste rivelazioni che ci sono in questi versi, alla fine di tutta questa lunghissima lezione che ha tenuto in quel giorno, alcuni dei suoi discepoli gli si sono fatti vicino, gli hanno detto: ma adesso dobbiamo trascrivere tutto quello che hai detto, commentarlo e pubblicarlo. Chi di noi lo farà? No? Ognuno di loro era piuttosto orgoglioso della conoscenza che aveva acquisita, dell'associazione di Madhvacharya, e Madhvacharya si è guardato intorno e ha visto un bue. Ha visto un bue e ha detto: lo farà lui. E lo farà lui. E questo bue era famoso perché quando parlava Madhvacharya si metteva in silenzio, smetteva di ruminare, perché e sappiamo che i bovini mangiano costantemente e poi quando smettono di mangiare ruminano, no? Rimasticano tutto quello che hanno mangiato. E questo bue era famoso perché quando parlava Madhvacharya lui si metteva in silenzio e ascoltava. E allora quando Madhvacharya ha detto lo farà lui, tutti sono rimasti colpiti dalle sue parole, perché Madhvacharya ogni parola che diceva aveva non solo senso, ma era la verità assoluta che usciva dalla sua bocca. E quindi poi questo bue ha lasciato il corpo e è riapparso nella forma di un grande acharya nella successione dei maestri, che è stato quello che ha preso tutti i commentari. Adesso non ricordo il nome, di Madhvacharya, e l'ha chiariti, l'ha esposti nuovamente in modo chiaro e comprensibile. Così non sappiamo noi che forme possiamo aver avuto nelle vite precedenti, ma non è tanto importante. L'importante è che siamo qui, facciamo parte del movimento di Sri Chaitanya, e stiamo seguendo le istruzioni di Srila Prabhupada, che ha incarnato proprio la misericordia di Nityananda Prabhu e che è andato a salvare i più caduti. Nityananda Prabhu aveva questa grande, c'è una parte nella Lilamrita dove Saswarupa Maharaj fa questo commento, dice che Srila Prabhupada ha incarnato proprio la misericordia di Nityananda Prabhu. E allora noi facciamo parte di questo movimento e abbiamo la possibilità di servire la misericordia di Nityananda Prabhu, che deve diffondere questa conoscenza trascendentale e le glorie di Chaitanya e di Krishna in tutto il mondo. Ed è una nascita molto rara. È molto importante, quindi dobbiamo esserne coscienti e non dobbiamo diventare ingrati per il dono che abbiamo ricevuto, dobbiamo sviluppare gratitudine. Se vogliamo che questa fortuna si espanda, dobbiamo essere grati, come se uno ci fa un regalo e noi apprezziamo quel regalo, a lui gli viene voglia o a lei gli viene voglia di farcene un altro. Se invece noi prendiamo questo regalo, che magari a lui è costato parecchio e gli era così caro, e ci ha fatto un gesto d'affetto, e noi non siamo grati, poi non riceveremo più regali da questa persona. E allora, se noi vogliamo ricevere sempre più misericordia da Srila Prabhupada attraverso i suoi rappresentanti, dobbiamo sviluppare un senso di gratitudine. Gratitudine significa apprezzamento, si manifesta con l'apprezzamento. Quando vediamo il servizio di un altro devoto e non abbiamo parole di apprezzamento, vuol dire che dentro di noi c'è l'invidia, e questa invidia si manifesta nel
nella mancanza di apprezzamento. È per quello che noi tutte le mattine veniamo, il maestro spirituale, tu devi venire a ringraziare Krishna, le divinità e Srila Prabhupada. Perché noi dovremmo farlo automaticamente, dovremmo essere in estasi, come c'è una storia di Srila Prabhupada che è stata raccontata da Prabhasha, come si chiamava il primo discepolo di Srila Prabhupada, quello a Jhansi, Pravakar, Acharya Pravakara, un nome del genere, che è stato il primo discepolo di Srila Prabhupada quando è andato a Jhansi, e questo era un grande studioso di sanscrito e quindi aveva seguito Srila Prabhupada in quel frangente, e una notte lui si sveglia e vede che ci sono le luci accese, sente cantare. In questa, a Jhansi, no? Che avevano preso questa casa, questo spazio, l'avevano trasformato in un tempio. Poi questo progetto è stato un fallimento, alla fine si è rivelato un fallimento, ma in realtà tutto quello che Srila Prabhupada ha messo in moto a Jhansi l'ha poi fatto diventare, l'ha trasformato successivamente nell'ISKCON. Allora, Prabhakara, adesso non mi viene il nome. E va a vedere come mai ci sono le luci accese, l'una di notte, 1:30 di notte, e sente cantare, va e vede Srila Prabhupada in estasi, che danzava in estasi e cantava Hare Krishna, Haribo! Con le braccia alzate, e aveva una ghirlanda di fiori Kadamba. E allora si avvicina e gli dice: ma Srila Prabhupada, cos'è successo? Non so se gliel'ha raccontato proprio lì in quel frangente o gliel'ha raccontato poi la mattina successiva, nei giorni seguenti. E Prabhupada ha raccontato che a questo suo primo discepolo, che era impegnato nel suo servizio, era così assorto nel suo servizio che a un certo punto Krishna gli è apparso. E gli ha detto, gli ha fatto capire di come Srila Prabhupada gli era diventato così caro per il servizio che stava facendo. E Krishna, quando è apparso, aveva una ghirlanda di fiori Kadamba. E allora cosa ha fatto? Ha preso la ghirlanda, gliel'ha messa a Srila Prabhupada e poi è scomparso. Allora immaginate la scena. E questi fiori Kadamba erano molto grandi. E Prabhasha, mi scuso che non ricordo il nome, suo primo discepolo, a Jhansi i fiori Kadamba non si vedevano mai, ma quei pochi che si vedevano erano molto piccoli. Invece questa ghirlanda era di fiori Kadamba molto grandi, e Srila Prabhupada era in estasi per aver ricevuto questo dono meraviglioso e questa visione trascendentale. Allora, ecco perché Srila Prabhupada aveva questa fede, questa forza spirituale, perché Krishna e gli Acharya gli si sono manifestati diverse volte, poi però scomparivano. E quando scomparivano, quando Krishna scompare, ti ritrovi sulla Jala Duta con gli attacchi di cuore, e lì cosa fai? Sei da solo in mezzo al mare. Così noi dobbiamo far tesoro di questi insegnamenti. Perché? Perché oggi Krishna ci è apparso nello Srimad Bhagavatam e ci sta spiegando com'è la coscienza di Krishna. Ci sentiamo forti, ci sentiamo vicini e ci sentiamo nella possibilità di servire nel modo giusto. Ma noi non sappiamo domani cosa succede. I devoti che stanno in Ucraina, loro non sapevano che da un giorno all'altro sarebbe successa questa catastrofe. E quindi adesso si sono rifugiati tutti. Infatti io ero preoccupato perché conoscevo via Zoom il responsabile di questa grande comunità che c'è in Ucraina, che vivono parecchio fuori in campagna, e ero preoccupato per loro perché so che ci hanno lavorato per 25 anni una comunità autosufficiente, che funzionava perfettamente, e adesso mi sono arrivate voci per
per fortuna che un sacco di devoti sono andati a prendere rifugio in questa comunità che sta comunque funzionando. E così noi non sappiamo quello che sarà domani, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Allora dobbiamo fare tesoro di queste istruzioni, di queste informazioni e dobbiamo essere grati a Srila Prabhupada. E la gratitudine si manifesta nelle azioni. Non dobbiamo fare come lo yogi, c'è cioè la famosa storia dello yogi e il topolino, 2 minuti brevemente, perché ogni volta che sembra che questa storia, chi l'ha sentita una volta dice, ma sì, la conosco, ma io ho tanti anni che la sento e la ripeto e ogni volta ci trovo delle sfumature molto importanti, però magari qualcuno la sente per la prima volta e ha un significato molto interessante. Lo yogi e il topolino. Allora c'era questo yogi che aveva i poteri mistici, un topolino che passava nella casa ed era inseguito da un gatto. Allora va dallo yogi, gli dice: Yogi, yogi, trasformami in un gatto perché c'è un gatto che mi insegue. Allora lo yogi con i suoi poteri gli dice: diventa gatto. E il topolino, pum, si trasforma in un gatto e che comincia a, come si dice, a ringhiare. I cani ringhiano, a soffiare in modo all'altro gatto che lo inseguiva. Allora, poi torna questo gatto nuovamente dallo yogi perché è inseguito da un cane e gli dice: Yogi, yogi, il cane mi insegue e trasformami in un cane. E lo yogi dice: Ok, diventa cane. E il cane, più forte di quello che lo inseguiva, comincia a ringhiare e lo fa scappare. Poi però torna inseguito da una tigre e allora gli dice: Yogi, yogi, fammi diventare una tigre. E lo yogi gli dice: Ok, diventa tigre. Quando si ritrova un corpo di tigre, guarda lo yogi e comincia a pensare a quanto sarebbe stato buono se lo fosse mangiato e si avvicina allo yogi e fa per divorarlo. E in quel momento lo yogi gli dice: Punar mushiko bhava, ritorna topo. E questa grossa tigre, in una frazione di secondo, tchum, ritorna ad essere un minuscolo topolino che squittisce e scappa, inseguito dal gatto, dal cane e dalla tigre, no, perché non sa, non va a inseguire i topi. E questa storia è molto importante perché lo yogi è la forma di vita umana più elevata. Quando uno arriva a essere uno yogi vuol dire che ha superato tutte le forme subumane e umane. E il topolino probabilmente è la forma di animale più degradata, considerato una nascita veramente bassa. Ma cosa fa il topolino? Chiede aiuto allo yogi, quindi fa la cosa giusta, ma la fa nel modo sbagliato. E invece di essere grato allo yogi per quello che riceve, poi usa la forza che ha ricevuto contro lo yogi stesso. E allora lo yogi, con i suoi poteri, lo ritrasforma in un topo. Allora noi veniamo in questo movimento di Srila Prabhupada meraviglioso. E siamo inseguiti dai gatti, dai cani e dalle tigri del nostro karma e andiamo umilmente dai Vaishnava, andiamo umilmente da Srila Prabhupada, preghiamo Krishna con umiltà e diciamo: Krishna, aiutami, fammi superare questi problemi. E Krishna, attraverso gli Acharya, che hanno un grande potere, ci porta, ci fa elevare, ci fa. Ci libera dal nostro karma. L'errore però che fa l'anima condizionata qual è? Che quando è libera dal karma, invece di mostrare gratitudine per il dono che ha ricevuto, dimostra ingratitudine e questa ingratitudine si manifesta nel non apprezzamento.
o peggio ancora nel disprezzo. E allora, quando uno è libero dal karma, va da Srila Prabhupada e comincia a trovare difetti nel suo movimento, difetti nei Vaishnava che ci hanno presentato a Srila Prabhupada. E questo è un modo per uccidere, no? Quando noi facciamo un'offesa, una critica non corretta, è come quando uno si fuma una sigaretta, è un suicidio di 8 minuti, è un piccolo suicidio, ma è sempre un suicidio, quindi denota un atteggiamento suicida. Così quando noi facciamo un'offesa è una piccola uccisione che noi commettiamo. E allora troviamo difetti. Srila Prabhupada non ha trovato difetti nel suo maestro spirituale, non ha detto hai fondato un movimento così grande, adesso è andato. No, ha detto io se, ti servo in tutto e per tutto. Ecco perché ha ricevuto così tanto dal suo maestro spirituale e da Krishna. E ha sempre avuto questo senso di gratitudine nei suoi confronti. Così se noi sviluppiamo questo senso di gratitudine, non facciamo l'errore di diventare degli ingrati e non correremo il rischio di essere trasformati in un topo. E a un certo punto, Dadami Buddhi Yogam Tam, capiremo che dobbiamo andare dallo yogi e chiedere, invece che farmi diventare un cane, un gatto, un cane, una tigre, chiedere, yogi, yogi, trasformami in uno yogi. E questa è la morale della favola, che ha tanti insegnamenti, questa storia. E noi, se serviamo Srila Prabhupada con il giusto atteggiamento, cominceremo a desiderare nel modo corretto, perché noi quando andiamo da Krishna, se andiamo con i desideri sbagliati, Krishna sì, ci soddisfa anche i nostri desideri, ma poi rischiamo di farci del male con le nostre gambe, con le nostre mani. Invece, se andiamo da Krishna e chiediamo nel modo giusto di farci diventare dei buoni servitori di Srila Prabhupada, allora Krishna finalmente ci riconosce, dice, ah, finalmente ha sviluppato il giusto atteggiamento e il giusto senso di gratitudine. E allora il nostro avanzamento a quel punto sarà progressivo, graduale e non correremo rischi di finire nella bocca del coccodrillo, perché Maya è sempre in agguato. Vedevo questo filmato di questa tigre, l'ho raccontato anche un po' di tempo fa, che è andata con il suo cucciolo di tigre, sempre di una leonessa, no, una tigre era. È andata c'era una pozza d'acqua, uno stagno, e nella savana. Ed è andata ad abbeverarsi. Che c'è di male nell'andare a bere? Niente. Però non aveva calcolato che dentro quello stagno c'era un coccodrillo di 7 metri che era immobile, immobile, non si muoveva. E appena la tigre ha fatto per bere in questo stagno, pa, è scattato il coccodrillo. Ha azzannato la tigre, se l'è portata dentro l'acqua e questa tigre, e tutto questo è successo sotto gli occhi del cucciolo di tigre. E questa tigre ha smesso di essere tigre ed è diventata un boccone prelibato per il coccodrillo. Così dobbiamo stare molto attenti perché siamo nel mondo materiale e Maya è sempre in agguato, ma se noi siamo sempre umili e sottomessi e compiamo il nostro servizio con diligenza, il nostro servizio a Srila Prabhupada, cos'è che faceva più piacere a Srila Prabhupada? Era che noi amassimo Krishna, che noi cantassimo Hare Krishna bene,
che ci associassimo bene con i Vaishnava, e perché questo è un movimento di predica, un movimento di diffusione. E allora questo movimento si espande in modo meraviglioso e sempre più persone verranno in contatto con la coscienza di Krishna e avranno l'opportunità un giorno di innamorarsi di Krishna. E se facciamo così siamo sempre protetti e Krishna ci dà l'intelligenza e ci dice non andare a bere lì, perché lì c'è l'acqua, ma c'è anche il coccodrillo. E poi riusciremo a vedere gli occhi del coccodrillo che aspettava la sua preda. Così se siamo sempre impegnati al servizio di Krishna e sinceramente serviamo gli Acharya e maestri, attraverso il maestro spirituale, Krishna ci dà l'intelligenza per fare le cose nel modo giusto e non cadere più vittime dell'illusione materiale. E allora potremo creare e seguire l'esempio di Brahma e tutto quello che faremo sarà così importante. In questo movimento. Il movimento si è diffuso in tutto il mondo e sta crescendo in tutto il mondo. Quindi il nostro servizio in questo movimento, ovunque siamo, è così importante e è così caro a Krishna Srila Prabhupada. E se lo facciamo nel modo giusto, saremo benedetti per sempre. Perché entriamo nel mondo dell'eternità, entriamo nel mondo spirituale e saremo benedetti anche nel mondo materiale per sempre. Perché come Brahma, che è entrato nelle pagine del Bhagavatam, e grandi personalità sono entrati nelle pagine del Bhagavatam perché hanno seguito gli insegnamenti di Krishna, e l'hanno fatti propri. Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai Srila Prabhupada ki jai.